Ciao a tutti ragazzi, qui è Jess McKinney, sia in compagnia di Renata Alfos. Ciao! E siamo qui per annunciarvi che anche quest'anno saremo noi due, non so se anche i nostri amici, saremo al Romix di quest'anno, però al Romix non sappiamo ancora il giorno preciso. Perché? Intanto diciamo il Romix è dal 3 al 6 di ottobre, per chi volesse andarci, cioè giovedì, venerdì, sabato e domenica, come sempre, questi 4 giorni. E noi? Per non si sa ancora se succederà qualcosa, che lasciamo in sospeso, fate finta che c'è un qualcosa. A seconda di questa cosa noi decideremo se andarci il sabato o la domenica. Probabilmente se la cosa va in porto o quell'altra andremo la domenica, se invece non va in porto andremo il sabato. Questo qui lo comunicheremo semmai sulla pagina di Facebook, dove vi terremo più aggiornati sul da farsi pure durante la giornata. Magari caricheremo qualche foto, tipo trovateci qui, sempre se funziona internet. Perché l'anno scorso non funzionava. No, forse le linee andavano malissimo, non riusciamo a contattare tra amici. Quindi comunque in descrizione ci stanno tutti i link per seguirci, pure Twitter, penso Twitter sia pure più facile perché mandi Twitter ciao. Quindi seguitemi anche lì, così potrete rimanere aggiornati sia sul giorno preciso che andremo a Romix, sia sullo svolgimento della giornata. E poi con questo video annunciamo anche che sicuramente, questo già sappiamo anche le date e tutto quanto perché già abbiamo preso i biglietti e prenotato la stanza, andremo a Lucca Comics quest'anno, come vi avevo già detto l'anno scorso che probabilmente ci andavamo, abbiamo prenotato e ci andiamo sicuro. Quando ci andiamo? Sabato e domenica di novembre, cioè il 2 e 3, fatto un po' di tutto sempre, il 2 e 3 novembre. Quindi il 2 e 3 novembre saremo a Lucca Comics, il 2 ci saremo tutta la giornata perché noi stiamo con l'hotel, diciamo, Bed and Breakfast. Siamo a Pisa, poi da Pisa ci spostiamo a Lucca e stiamo tutto il giorno a Lucca. Poi invece la domenica, sempre da Pisa andiamo a Lucca, stiamo mezza giornata e per che ora ripartiamo? Vabbè, dalle 4 già, cioè dalle 4 già ripartiamo. Sì, ma da Pisa o da Lucca? Da Pisa, quindi verso l'una ce ne andremo probabilmente da Lucca. No. Quindi mezza giornata, insomma il giorno dopo, la domenica. Quindi sabato tutto il giorno e la domenica mezza giornata. E niente, se volete incontrarci sapete dove siamo e quando ci siamo, più o meno. Rimanete sempre sintonizzati sulle pagine di Facebook, Twitter, quello che vi pare, insomma, tanto ci sono 200 cose. E basta. Mi raccomando, iscrivetevi anche al secondo canale, ne approfitto per dirvelo, perché probabilmente ci saranno delle cose che vi potranno sconvolgere. Addirittura. Già c'è stato un video di rivelazione l'hanno visto troppe poche persone, raga, andate a vedere il video di rivelazione perché... Come alcuni hanno detto, la rivelazione era del senso della vita. Il senso della vita, raga, cioè senza quel video penso che non potete più vivere. Fidatevi me, lo trovate subito. E niente ragazzi, qua un saluto da Snechino e da Elena. Ciao e ad un prossimo video. Ciao.